aveva un non so che. E sabato pomeriggio andavo a trovare padre Enzo. Bella figura di prete, padre Enzo. Aveva un non so che di mistico e insieme di molto umano. Nella sua parrocchia vicino a Centocelle andavano giovani, vecchi, handicappati, credenti e atei. Nella canonica sopra la sacrestia c'erano scale, soglie e scale. La porta d'ingresso si apriva come un giornale, tappezzata dai cognomi di chi lo andava a trovare. Enzo li chiedeva a tutti, per ricordarli meglio. Sul retro della porta erano affisse fotografie di padre Pio da Pietrelcina, di un mistico indiano, di apparizioni ectoplasmatiche. Nello studio un manichino, qualche schizzo, dei disegni e un quadro ad olio. La finestra sembrava un almanacco, tappezzata di preghiere e di fotografie di apporti. Sul pavimento accanto al letto un teschio spaccato a metà e due pantofole consunte. Sul fornello di cucina resisteva in permanenza una vecchia pentola di semolino raggrinzito. Nel terrazzo era puntato un telescopio professionale, testimone della grande passione di Enzo per le stelle. Gli chiedevo, padre Enzo, che ne pensi delle stelle? E lui mi rispondeva, da quando osservo il cielo mi sono convinto che tutto è amore nell'universo. I fulmini, i terremoti, gli scontri tra gli astri sono atti d'amore. Tutto avviene al fine di evolverci. Hanno calcolato che il nostro sistema solare e la nebulosa di Andromeda si avvicinano alla velocità di 315 km al secondo e cominceranno ad unirsi fra 650 milioni di anni. Si penetreranno vicendevolmente, senza distruggersi, come in un infinito atto d'amore lungo 68 milioni di anni. Quando Enzo aveva 33 anni e stava per partire da Senigallia per continuare a Roma la sua inveterata esistenza di gaudente, il mite cognato gli aveva detto: «Speriamo che a Roma riesca a curarti l'anima». Ed Enzo aveva risposto: «Guardami le spalle». Il cognato aveva sollevato lo sguardo su quelle esili spalle che sussultavano in preda ad un riso irrefrenabile e provocatore, e non aveva aggiunto altro. Nella capitale Enzo fu accolto come pensionante alla stazione di Roma Sette Bagni, presso la famiglia di un ferroviere che voleva fargli sposare la figlia. Lì il futuro prete ebbe un anno di riflessione. La sera suonava la chitarra con il mal di denti. A 40 anni la piorrea glieli tolse quasi tutti. Quando con me attingeva quel passato, rivedeva quell'interno così tranquillo e il viso della ragazza che di notte andava a letto con lui. Quell'anno Enzo fu ubriaco per più di 10 mesi, ma suonava la chitarra e non se ne pentiva. Riconosceva ogni luogo della casa dall'odore e distingueva i treni che passavano dal rumore che facevano. Molti camminavano in sordina, sembravano delle cantilene. Ve ne erano alcuni che nel rumore monotono delle ruote sui binari gli ricordavano i versi sporchi che a Senigallia infilava con gli amici. Decifrava i messaggi confusi delle ruote e a poco mise insieme la bellezza di una violenza che avrebbe fatto a se stesso. Da materialista sarebbe diventato uno spiritualista. Attraversò un lungo periodo di turbamento che lo portò a girare Roma a piedi, specialmente Roma antica, con le sue strade a croce e i suoi vecchi palazzi chinati ad osservarla. Si faceva sfiorare dagli autobus in corsa per sentire da vicino i motori che mugghiavano. Spesso si spingeva sino alla stazione Termini, che vedeva come un capolinea delle inquietudini. La figlia del ferroviere lo circondava di premure,
Ogni volta che Enzo usciva aveva paura di non vederlo più tornare e aveva ragione, perché da Enzo aspettava un bambino che morì subito dopo il parto. Al termine delle sue peregrinazioni, Enzo rincassava solo. Dopo poco tempo prese i voti. Gli chiedevo: «Avevi proprio bisogno di farti prete per credere nello Spirito?» «No, anzi, adesso sono certo che ne potevo fare a meno, ma ai miei tempi, se si faceva il prete, si avevano maggiori possibilità per fare del bene».